Lady Diana era la principessa che tutti quanti adoravano, anche se a volte ci lasciava tutti un po' confusi. Come quel giorno in cui i paparazzi l'hanno fotografata mentre portava due orologi da polso e tutti quanti si domandavano perché? Beh, adesso te lo dico. 1981. Il principe Charles e la giovane Diana sono fidanzati. La futura sposa partecipava a vari eventi formali con il suo futuro sposo. Uno di questi era un torneo di polo a Windsor, a cui Charles stava prendendo parte. Diana era in disparte a fare il tifo per il suo amato fidanzato. Fu allora che le macchine fotografiche colsero quel dettaglio particolare. Lady Spencer aveva due orologi da polso, uno delicato con un sottile cinturino in oro e un altro più grande con un cinturino in pelle, e si fecero subito delle ipotesi. 1. Diana voleva fare tendenza e non sarebbe stata nella prima né l'unica volta. 2. Forse aveva bisogno di tenere il passo con i diversi eventi che avevano un fuso orario diverso. Ma... 3. La futura principessa si è sbagliata. Ma com'è possibile? Tutte queste ipotesi si sono rivelate false e la vera ragione era piuttosto dolce. Indossava l'orologio di Charles per sostenerlo e augurargli buona fortuna durante il torneo. Pensa che Charles e Diana si sono incontrati per la prima volta in un torneo simile, solo che quella volta lui era stato invitato a casa della famiglia Spencer per andare a caccia. Le due famiglie erano sempre state intime. La nonna di Diana era stata una dama di corte al servizio della regina madre, la nonna di Carlo e poi per Elisabetta II. Come disse Diana, si sono conosciuti in un campo arato ed eccola nella foto, 4 anni dopo, in piedi vicino a un campo di polo a sostenere il suo fidanzato. La cosa più bella è che il doppio orologio ha radici che risalgono alla tradizione medievale. Tanti secoli fa le donne legavano il loro fazzoletto all'elmetto o alla lancia del cavaliere per augurargli buona fortuna prima di un duello. Il fazzoletto ricordava al cavaliere ciò per cui stava combattendo. Doveva vincere per la sua amata. Il fazzoletto era considerato un simbolo d'amore. Lady Di adorava le tradizioni, ma era anche una fan del fare le cose a modo suo, soprattutto quando si trattava di oggetti che avevano un legame sentimentale. Un altro esempio è il giorno del suo matrimonio. La giovane signora Spencer doveva indossare qualcosa di prestato. Tuttavia Diana si rifiutò di indossare la tiara Lover's Knot offertagli dalla regina, invece ha scelto la tiara della famiglia Spencer. Forse ha infranto il protocollo della famiglia reale, ma per Diana era importante seguire le tradizioni della sua famiglia. Quella tiara era stata indossata dalle donne della famiglia Spencer per generazioni. E Lady Di l'ha indossata in più di un'occasione ufficiale, spesso privilegiandola alla tiara reale. Da allora la tiara degli Spencer non è mai più stata indossata. Penseresti che una principessa avrebbe una collezione intera di tiare, ma Diana ne ha sempre indossate solo 2. Ed entrambe sono molto vecchie. La tiara degli Spencer fu commissionata nel 1919 e quella della famiglia reale nel 1913 dalla regina Maria. Ma Diana era molto creativa con i suoi gioielli, come quella volta in cui ha indossato un girocollo di zaffiri sauditi come tiara. Le piaceva cambiare le carte in tavola e creare delle nuove tendenze. Ad esempio, le donne della famiglia reale sono tenute a indossare i collant. Ma Diana ha ravvivato un po' le cose, li indossava di colori diversi abbinandoli ai suoi abiti, il che è stato un po' scioccante per i monarchi. E si rifiutò di indossare i guanti, anche se come reale avrebbe dovuto. La ragione? Voleva stringere le mani alla gente e sentire il calore umano. Dopotutto era la principessa del popolo. La regina di cuori tendeva a indossare alcuni oggetti per molti anni. Un oggetto che amava molto era la collana che Charles le diede il giorno in cui nacque il loro primo figlio, William, nel 1982. Era una collana d'oro e c'era inciso il nome del futuro erede al trono. Un altro gioiello a cui teneva molto era il suo anello di fidanzamento, che suscitò molto scalpore nella famiglia reale. Era un anello con uno zaffiro e dei diamanti, perfetto per una futura principessa. Quindi, dov'era il problema? Charles glielo ha lasciato scegliere da un catalogo e non l'aveva nemmeno personalizzato. Lo ha ordinato così com'era ed è così che nacque lo scandalo dell'anello comune e non unico e fatto su misura. Ma Diana adorava quell'anello ed è questo quello che conta. Anni dopo, a ciascuno dei suoi figli è stato dato qualcosa di suo come ricordo. Il principe Harry ha ottenuto il suo anello di fidanzamento, William il suo orologio d'oro Cartier. Ma Harry diede l'anello a suo fratello quando William decise di fare la proposta alla sua futura moglie, Catherine, duchessa di Cambridge.
e tuttora la duchessa indossa quell'anello. Ma torniamo a quel felice giorno del 1981, quando la giovane Diana non aveva ancora idea di quello che le avrebbe riservato il futuro. Quando quei due orologi erano solo un portafortuna e il suo futuro marito era tutto per lei. La giovane donna voleva un matrimonio felice e il giorno del suo matrimonio, che si tenne qualche mese dopo, cucì un ferro di cavallo dorato all'interno del suo vestito. Il matrimonio non è stato duraturo, ma è stato comunque il matrimonio più visto della storia. Fu soprannominato il matrimonio del secolo e ben 750 milioni di persone si sono sintonizzate per vederlo. E mica è una cosa da niente! Ehi, e se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, dai un mi piace al video e condividilo con un amico. Ed ecco alcuni altri fantastici video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.